Ciao amici di Italia Top Games, eccoci qua in questa pazza run in cui queste ultime due vittorie ci fanno avvicinare almeno alla salvezza e comunque dobbiamo fare ancora 7 punti. La promozione è ancora possibile, ma bisogna fare 12 punti, 4 vittorie consecutive. Proviamoci, vediamo che succede questa sera e poi vedremo che succederà le prossime sere. Qui è stata una run incredibile, le sconfitte, cioè non è questione meritate o meno, sono tutte meritate, io accetto tutti i risultati, è un po' il come avvengono che lascia un po' il tempo che trovano. 5 tacche subito. Contro chi giochiamo? Vediamo. Divisione 3, Hellas Verona. Senza avatar. Divisa. Va bene, lasciamogli il giallo-blu. Noi andiamo con il bianco. Scherma di gioco. Vabbè, puntiamo sui titolari. Sua squadra: Chiesa, Mbappé, Oyarzabal, De Paul, Marcos Llorente, Casemiro, Hernandez, Akanji, Marquinhos, Cancelo, Can. Nessuna leggenda a parte Can, gli altri tutti giocatori importanti, indubbiamente. Però, ragazzi, è fattibile, è fattibile. Vediamo come va. 4 sarebbero 6 vittorie consecutive, mai fatto. Però, ragazzi, io fin quando la matematica mi dà speranza, e poi intanto pensiamo anche alla salvezza, così dopo facciamo la terza run in terza divisione. L'importante è non retrocedere, Ben davvero. ritrovati amici da Vediamo casa. come va oggi. La partita che vi presentiamo Hello non ha everybody and probabilmente la welcome più to dei grandi today. match e ha un'importanza anche relativa nel No, quadro no, generale caro della Caressa, competizione, è tutto ma l'orgoglio è un importantissimo. sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Sommer Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. L'estremo difensore la caccia lunga. Chiesa. Ha spazio per cercare il gol. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Mbappé riesce Salah! Grande opportunità. Eh sì, Mezzo eh. gol. Eh È sì. bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Si sono assicurati la prima rete, ma ora devono resistere. Lo stadio diventerà una bolgia. Intervento scorretto, Ma come? sanzionato Ma dalla io non ho Federazione. toccato, non ho toccato un pulsante. Ma com'è possibile? Alza Io lo questo non sguardo lo per capirò guardare mai, verso i miei certe cose. telecompagni. Errore qui, pallone sprecato. Sommer c'è. Buono. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Salah Buono. ci prova con una palla bassa. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. No, ma si può prendere un Giovinco gol prima così? della linea, senza esclusione di colpi. Non si sono lasciati abbattere dal gol Non mi ha subito fatto con il un minuto di cambio fallo cursore e come hanno si deve. immediatamente risposto agli avversari. Forse ancora un po' innervositi
inebriati dal gol del vantaggio. Ma di che? De Paul è l'autore del fallo. Finalmente un fallo. No! Prova a darla profonda nello spazio. Allunga, brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Ma che fuori tempo? Mikel Oyarzabal. E passa. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Palla in avanti verso il compagno. C'è spazio da sfruttare in verticale. Viene servito bene. È solo. No. Sfida di qualità qui. Un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Può cercare il taglio in mezzo. C'è salto. Il portiere si mette del suo per evitare il gol. Cercano l'azione veloce. Occhio, può andare. Vediamo se può capitalizzare. Chiesa ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Supera il diretto avversario. Può segnare. Modric! No. E qui falliscono nuovamente una grande occasione. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Se ne va. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Sceglie di andare per via per pronto al tiro. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Ha intravisto uno spazio libero e ha servito il compagno con un passaggio preciso. Peccato non siano riusciti a segnare. Llorente. Mikel Oyarzabal. C'è un'opportunità. C'è spazio per cui deve tirare. Non ci credo, ragazzi. E adesso possono tornare a controllare il match. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. A volte quando ci si avvicina alla porta, le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Non è fallo, non è fallo, non è fallo. Molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ci prova con un pallone profondo. Mikel Oyarzabal. Cerca la profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. Pallone interessante, in verticale. Modric. Pallone nello spazio. Cerca lo spunto. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Intervento decisivo. Mikel Oyarzabal. E passa. Primo tempo davvero interessante. Le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Subito dentro le carte. Termina così il primo tempo. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono Facciamo stati così. 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. E così. Substitution in progress.
partiti, è iniziato il secondo tempo. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Mamma mia ragazzi, non ho parole e sono stato anche fortunato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Opportunità di ripartire. Supera il diretto avversario. Neymar. Cross di Neymar. Tocca con... Traversa, colpito la traversa. Prova a darla profonda nello spazio. Chiesa. Chiesa si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Pallone interessante in verticale. Contrasto in scivolata. Intervento duro ma corretto. Prova a verticalizzare. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Sceglie di andare per vie verticali. Spinge sulla fascia destra. E non va troppo per il sottile. Ci prova con un pallone profondo. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Prova a darla profonda nello spazio. C'è spazio da sfruttare in verticale. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Sceglie di andare per via verticale. Azione fallosa, nessun dubbio. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Rischiamo tutto tanto oramai. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Falso ingresso in campo, uno dei giocatori più in forma delle ultime settimane, Luca. Ma si vedeva già dal riscaldamento che non vedeva l'ora di scendere in campo. Pallone interessante, in verticale. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Prova il lancio in profondità, ma calibra male. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Si fa avanti in territorio nemico. Mbappé vede lo scatto e cerca la profondità. Occhio al tiro! Hanno trovato il gol! Giocatore superiore, basta. C'è da dire altro. Bravissimo. Bravissimo, complimenti. Ha trovato un gran gol. Che freddezza, Fabio. Ha aspettato fino all'ultimo per vedere com'era messo l'estremo difensore. Poi ha calciato a scavalcare. E ora ci sono due. Holland! Da campione. Su una conclusione velenosa. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Il portiere allontana il pericolo. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Intervento fondamentale. Mbappé si allunga per arrivare al pallone. Palla riconquistata immediatamente. Ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante in verticale. Sceglie di andare per vie verticali. Riceve palla da dietro. Una scivolata abbastanza dura. E il loro secondo corner del match. Ancora 0 per gli avversari. C'è il colpo di testa. Grande occasione sprecata. L'importante è crearle le occasioni da gol. Se continuano così possono tornare in partita. Ritorna la maledizione di Khan, forte e devastante.
farla profonda nello spazio. Grande movimento nello spazio. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. João Cancelo sceglie di andare per vie verticali. Un'entrata in scivolata da manuale sventa la minaccia. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Soltanto rimessa laterale qui. Così, tanto per, volevo vedere, 72, terribile. Substitution on the field. Akanji. Marcos Llorente. Ci prova con un pallone profondo. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Se ne va. Sterling si lancia sulla fascia sinistra. Sterling! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Che progressione, palla al piede. Si è liberato di un paio di difensori prima di poterlo. Non si passa! Eh sì, vabbè, vai tanto. Sì, si spegne la luce adesso, vabbè. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo. Tre gol di vantaggio e risultato in tasca. Bella apertura. Prova Sterling. Provano a partire in velocità. João Cancelo. There will be 3 minutes added time. Tenta il tiro. Non ha sfruttato bene questa opportunità. Si avvicina alla porta. Occhio al tiro. E sì, trova la rete. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Questa. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Erano in vantaggio, si sono lasciati. E adesso c'è a trovare la salvezza. Proviamoci subito. Vabbè, giocatore di altro livello. Strano che sta in divisione 3. Fatemi un po' vedere. Divisione 3 più alta. Boh. L'ho trovato un tosto, ma non per i 5 gol al di là di tutto, perché dopo il 3-1 oramai ero andato in vacanza. Per la qualità del gioco. Vabbè, proviamo a trovare questa salvezza. Servono 7 punti. 2 vittorie e un pareggio. Vediamo, oggi, adesso questa è l'ultima, come va. E poi ultimo video, vediamo se riusciamo a salvarci, altrimenti ripartiamo dalla divisione 4, nessun problema, cioè nessun problema, a voi se c'è problema, però così gira questo periodo. Cinque tacche, che bello. Divisione 3, Real Catona. Pure era, non mi posso lamentare di nulla, si giocava benissimo, ma è... Torniamo allo U-Power Style, anzi, facciamo l'Aztec. D'estate,
Andiamo. And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club okay. or any other paid parking. 11 titolari. Wow. Fernando Torres, Seedorf, Xavi Alonso, Beckenbauer, 2006-78, 100, Zettler. Ragazzi, su, non voglio tornare in divisione 4, non voglio. Dai. Che bello. Giocare la gara perfetta è spesso l'unico modo di uscire da una situazione in cui ci si trova paurosamente con le spalle al muro. Benvenuti amici telespettatori a quello che sarà uno scontro salvezza. Tutto l'ambiente era consapevole già da qualche settimana che la possibilità di retrocedere si stava facendo sempre più concreta. Ma oggi hanno ancora una possibilità per evitare il peggio e restare aggrappati con le unghie e con i denti a questa categoria. La vittoria è l'unica soluzione per porre rimedio a una stagione fin qui molto dolorosa. Sì, dolorosissima direi. La gente del posto chiama con affetto l'Estadio Azteca il colosso di Santa Ursula, dal quartiere in cui sorge. Ma per tutti è semplicemente lo stadio del secolo per aver ospitato due finali mondiali. La partita è già cominciata. No. Oggi questa squadra deve assolutamente evitare la sconfitta. Ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante, in verticale. Decide di giocarla in profondità. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Prova a darla profonda nello spazio. Mohamed tenta la parata di Donnarumma. Porca è stato splendido l'intervento del portiere. Queste sono parate all'altezza della sua reputazione, non c'è dubbio. E c'è un altro corner a loro disposizione. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Evita ogni pericolo per il momento. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre. Salta e colpisce di testa. E questa azione non va. Una conclusione migliore. Dai ragazzi, dai però. Ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Comunque lo stadio Azteca per il campo e tutto mi piace molto. Sceglie di andare per vie verticali. Vede lo scatto e cerca la profondità. Xabi Alonso. Occasione per il contropiede. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Guadagna Messi. Parata di Donnarumma. Grande parata dell'estremo difensore. Dai ragazzi, dai. È stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Libera tempestivamente. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Colpisce il pallone. Ecco. E c'è il gol del Milan. Che gol, mica male, davvero mica male. Il Milan mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. L'estremo difensore la caccia lunga. Opportunità di ripartire. Prova Salah. Può andare Messi, può vedere la porta da lì. Ottima lettura di gioco, recupera palla, la allontana senza pensarci due volte. E no,
errore qui, pallone sprecato. Cerca l'uomo là davanti. Provano a partire in velocità. Passaggio filtrante per Fernando Torres. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Era al posto giusto, un bel anticipo. Depay sceglie di andare per vie verticali. Qui può partire il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Viene servito bene. È solo. Messi la mette. Va di testa. Clamorosa traversa. Pedri. Ora a me non commento più, ragazzi. Che interessante, in verticale. Che devo dire? Hernandez. Cercano l'azione veloce. Allarga e gioco con pallone a sinistra. Palla dentro di Mbappé. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Modric. Da lì può segnare. Occhio al tiro. Ah. Dovevano prendersi dei rischi dopo lo svantaggio. E il loro coraggio è stato premiato. E non poteva mancare un'occasione del genere. Grande sforzo di squadra per questo gol. Per liberare così bene un finalizzatore di razza, normalmente sorvegliato speciale, i movimenti di tutti devono essere ben coordinati. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Prova a darla profonda, nello spazio. Cerca lo spunto. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. No. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lancio lungo del portiere. Bella partita comunque. Intercetta il pallone, ben fatto. There will be one minute added time. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Modric. Modric. No. Primo tempo davvero interessante. Uff, bella partita comunque. Bello lo stadio Azteca. Mi piace il campo così grande. Speriamo ci regali altre emozioni. Odegaard. Grande determinazione da parte della squadra. Militao. Stanno dando tutto, senza tirarsi mai indietro. Vai ragazzi. Stanno su ogni pallone e non mollano mai. Sono davvero dei grandi. Dai ragazzi, dai. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Si ricomincia a giocare, il secondo tempo iniziato. Una delle due compagini può fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se gioca il Milan al calcio di punizione. Non finisce sull'effetto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Il discorsetto. L'arbitro ha avuto buon senso, sa quanto sia importante la partita, ma un avvertimento è il minimo. E trova bene il compagno. Mbappé. Pallone interessante, in verticale. Seedorf. Messi. Ecco Fernando Torres. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Sceglie di andare per vie verticali. La mette in profondità per il compagno. Se ne va. Chance per tirare. Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Quando scatta e cambia direzione diventa imprevedibile. È una gioia vedere la sua tecnica. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Fernando Torres si fa vedere per ricevere. Qui può partire il contropiede. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. E passa. Palla che va a finire in calcio d'angolo. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione.
errore clamoroso. Xabi Alonso, palla in avanti, mezzo compagno. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Ci prova con un pallone profondo. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere questa essere di fatale. Ecco, parata strepitosa di Sommer. Sceglie di andare per vie verticali e partono in contropiede, cercano il gol della vittoria. Pallone interessante in verticale. Palla filtrante per Salah. Mohamed Salah ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Eder Militao, grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. C'è spazio, occhio! C'è spazio per calciare! Ottimo intervento! E siamo nelle ultime fasi della partita. Questo potrebbe essere il momento decisivo. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Gioca una palla lunga. Messi. L'appoggia sulla fascia. Il Milan al calcio di punizione. Ma dai. Mi fa paurissima questo calcio di punizione. Che partita, ragazzi, che partita. Substitution for Italy. Punizione. Difficile che cerchi la porta da questa posizione. Messi. Coming on the field. Number grande 11. Intensità anche in questi minuti. Non è Neymar. Detto che finirà così. Number 20. Opta per il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. Occasione per il contropiede. Odegaard scatta verso il pallone. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambi... Balti, parata di Donnarumma! Oh. Che errore qui, aveva serie possibilità di segnare, peccato. Si dispera e giustamente sa bene che si è mangiato un gol già fatto. Avrebbero potuto vincerla lì, ora dovranno anche stare attenti a non perderla. Tenta di allontanare il pallone. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Vede lo scatto e cerca la profondità. L'Italia riconquista subito la sfera. Odegaard prova a darla profonda. Ne prova la gol. Salvati. No! Non ci credo. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Messi sceglie di andare per vie verticali. Occhio, può andare a spazio. Pronto al tiro. Ragazzi, io non parlo più. Un vero
Io non parlo più, vabbè, giusto così, cioè, è incredibile. Quello che è successo è incredibile. È incredibile. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. È incredibile. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Se pa possibile. Se pa possibile. Eh sì, cambi, ricambi. Substitution for Italy. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Un cambio con cui l'allenatore sicuramente vuole rafforzare la difesa. La decisione è giusta. Bisognava cambiare qualcosa e l'allenatore ha fatto bene a farlo subito. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Lungo passaggio in avanti. Eccolo qua. Retrocessione, ragazzi, io sono esterrefatto da quello che ho visto. Sono esterrefatto, ma va bene così. Ripartiamo dalla quarta divisione, ci facciamo un bel bagno di divisione 4, ricominciamo da lì e niente, ricominceremo. Esterrefatto, ma giusto così, perso e si scende. Sono senza parole, davvero, per quello che ho visto negli ultimi minuti, ma io accetto il responso del campo. Al prossimo video, ragazzi. Ciao!